sentite bene anche senza microfono? Allora, dicevamo prima anche in maniera scherzosa con Marco che quando ci sono delle conferenze, degli incontri, non interessa molto il pubblico la storia personale della relatrice o del relatore. Quindi partiamo in quarta tra una piccola piccola introduzione etimologica, perché come spesso dico quando faccio i miei interventi, le persone hanno questa idea che l'etichetta di paranormale, quindi l'aggettivo paranormale, sia da associare a qualche cosa di astratto, di fenomenico, di misterioso. Ma in realtà, se ci pensate, proprio relativamente alla natura stessa della parola, paranormale vuol dire vicino al normale. Quindi qualche cosa che non è così distante dalla sfera del, come diciamo in esoterismo, la sfera del noto. E quindi perché vi dico questo prima di cominciare? Perché tutte le cose che noi tratteremo, e soprattutto la parte che poi andrà a presentarvi Daniele, in realtà non sono tematiche da collocare fuori dalla nostra sfera, perché tutto ciò che presenteremo noi, come dicevamo ieri sera con Tinder, con altre persone, può essere che molte persone qui presenti abbiano avuto esperienze paranormali, ma magari non ne siano a conoscenza. Quindi io vado solo ad introdurre, generalmente chi mi conosce sa che non preparo mai le conferenze, gli interventi, perché dipende anche molto dall'energia delle persone, dalla risposta delle persone, quindi anche col vostro linguaggio del corpo mi comunicate alcune cose. Quello che vorrei leggervi io, giusto per introdurre il mio intervento, è un breve estratto di un testo molto antico di Cornelio Agrippa, perché si tende a pensare che gli spiritisti, gli esoteristi, le persone che si introducono e ci introducono alla ricerca esoterica siano da collocarsi tutte in secoli recenti. Ma vediamo un pochettino, relativamente al mio intervento, che appunto sarà un piccolo excursus, una piccola presentazione di quelle entità occulte, come avete letto, nel caso specifico di oggi io tratterò quelle entità che si chiamano larve astrali, altresì conosciute magari come vampiri astrali, come baronti o come spiriti bassi. Attenzione, perché noi generalmente, con noi, magari persone anche che non sono dell'ambiente, tendono a fare di tutta l'erba un fascio, quindi si parla di fantasmi, si parla di spiriti, si parla di larve, di vampiri, però ognuno di questi filoni è relativo a delle energie diverse. Quindi, se non vi annoio, vi leggo quattro righe estratto dal brano Filosofia occulta di Cornelio Agrippa. Come descriveva Cornelio queste larve astrali? Diceva che sono anime che non hanno espiato in vita i vizi contratti nel corpo, ne portano l'abito con sé agli inferi. Queste anime scellerate, non potendo godere di alcuna buona sede, errano vestite del corpo aereo, assumono ogni forma e si chiamano larve o spauracchi. Talvolta queste anime assumono non solo figure corporee, ma per il troppo affetto per la carne e per il sangue si precipitano negli animali, ossessionandoli a guisa di demoni. Talvolta sono spinte da una forza infernale ad entrare nei cadaveri abbandonati, compiendo a mezzo di essi, quasi fossero resuscitati, orribili azioni. Quindi, una descrizione questa che ci fa apparire queste larve astrali come entità maligne. Ma andiamo a vedere un pochettino nel profondo. Gli antichi esoteristi, gli antichi ricercatori avevano una visione di queste cosiddette larve. E sapete come le descrivevano? Come abbiamo sentito? Pensavano che fossero anime di defunti che in vita erano state persone particolarmente crudeli, particolarmente maligne, cattive, invidiose, magari persone che avevano commesso dei delitti il più delle volte. Ma questa era la visione, diciamo, antica. L'esoterismo moderno, invece, attraverso alcuni studi particolari, e vedremo anche in qualche modo addirittura scientifici, ha capito alcune cose diverse, che io penso che siano più attinenti a quello che poi effettivamente le larve astrali incarnano. Che cosa sono dunque queste larve astrali? Già il nome, l'etichetta, è qualcosa che ci appare come negativo. Voi pensate per un attimo che non siano delle entità fatte a sé. Qualcuno di voi ha sentito parlare di qualcosa che si chiama
forma pensiero, ve lo scrivo qua, quindi insomma siete già un pubblico colto in ambito esoterico. Forma pensiero, ecco, in questa sfera delle forme pensiero, adesso spieghiamo anche per le poche persone che magari non sanno di che cosa stiamo parlando, in questa sfera qui rientrano tutte le emozioni, tutte le paure, tutti gli atti di aggressività, tutti i desideri, tutte le pulsioni anche, che tutti noi costantemente emettiamo e le persone prima di noi hanno emesso. Quindi pensate come se ci fosse una stanza piena di gente che lancia continuamente coriandoli. Ognuno di questo coriandolo può essere un'emozione, una paura, un desiderio, una rabbia, l'invidia, l'astio, una pulsione sessuale. Va tutto a finire qui. Ovviamente avremo dei filoni, il filone delle pulsioni sessuali, il filone della paura, il filone dell'aggressività. Costantemente nutriti, questi pensieri prendono vita. Prendono vita in un modo particolare. E cioè, cosa succede? Quando la tal persona ha continuamente, costantemente dei pensieri relativi a magari questioni irrisolte, o magari pensieri relativi all'astio che ha con i parenti o con i figli o col partner, va a nutrire costantemente questa sfera che giorno dopo giorno, momento dopo momento, proprio grazie a questo nutrimento che l'ha creata, prende vita. Prende vita perché cessa di essere forma pensiero, quindi qualcosa effettivamente di astratto, di non ancora ben agglomerato, e va a rivestirsi, proprio grazie a questo nutrimento che costantemente e in maniera purtroppo negativa noi continuiamo a dare, va a rivestirsi di una cosa che in esoterismo si chiama guscio astrale. Ve lo scrivo qua. Guscio astrale. E pian pianino arriviamo a vedere la formazione di queste larve e la loro pericolosità, ovviamente. Quindi da una forma pensiero priva di identità vi è un nutrimento costante attraverso non solo i pensieri nostri come individui, ma attraverso i pensieri di una collettività. Questo guscio astrale permette la forma pensiero, altresì anche irrorata da quelle che si chiamano energie elementari, degli elementi, fuoco, l'acqua, la terra e l'aria, permette alla forma pensiero di, ovviamente questo è un mio simbolismo, di diventare un'entità. Quindi appunto una larva astrale. E a questo punto qui, forma pensiero più guscio astrale, che si forma la larva. E adesso andiamo a vedere qual è la funzione di queste larve che comunque ci attorniano, che comunque ci stanno anche addosso, anche accanto, costantemente, tutti i giorni. Che cosa fanno queste larve? Avreste mai pensato che ognuno di voi si porta addosso dei parassiti? Perché parassiti sono? Chi più, chi meno. Vediamo chi tra noi è più esposto a questi attacchi. Queste larve, appunto, in quanto parassiti, dal momento che vengono create, per sopravvivere hanno ovviamente bisogno di nutrimento continuo, costante. E come fanno a procurarselo? Soprattutto nella società di oggi, quando si parla tanto di depressione, di dipendenze, di problematiche da cui persone giovani e meno giovani non riescono ad uscire, avendo una loro identità, riescono a penetrare in quella che è la parte astrale del nostro corpo, quindi diciamo, potremmo dire la parte più sottile del nostro corpo, e ci fanno entrare in un loop di pensieri anche quando noi vogliamo liberarci da quella che è la parte negativa che ci fa stare male. Vi faccio un esempio. Persone che hanno un problema di alcolismo, persone che hanno magari problemi perché fanno utilizzo di stupefacenti, magari fanno un loro percorso, vengono aiutate, hanno anche una buonissima forza di volontà. Ci avete fatto caso che poi ci ricascano sempre? E perché ci ricascano sempre queste persone qua? Per due motivi principali. Perché la forma pensiero diventata larva, che parassita la persona, in questo caso poniamo il caso alcolizzata o drogata, sente venire meno il suo nutrimento, e per venire meno io intendo che la persona aumenta la sua forza di volontà per uscire dal problema.
anche problemi meno gravi di quelli che sto elencando. Adesso andiamo un pochettino sulle cose più intense. Man mano che la persona aumenta la sua forza di volontà, magari coadiuvata da operatori, dai familiari, la larva si sente in pericolo e vediamo che poi crea una determinata serie di problematiche proprio fisiche al corpo fisico. Quindi inizia a richiedere nutrimento e lo richiede immettendo nella mente della persona, che pensa di produrre i pensieri in maniera autonoma, ma in realtà non è così in questo caso, immettendo nella mente e nel desiderio della persona la voglia di reiterare il problema da cui sta tentando di uscire. Ora io parlo anche di casistiche relative purtroppo alla depressione, perché anche la depressione, le persone depresse, avete notato, loro confondono la loro identità con la problematica. E per quello che molte volte, quando la persona depressa tenta di farsi aiutare e prova ad uscire dal problema, rimane spiazzata, rimane senza identità, perché, non dico nel 100% dei casi, ma in una grande percentuale, questa o queste larve che le stanno addosso intorno, perché vedremo poi dove sono posizionate, come facciamo a rendercene conto, immetteranno in questo caso dell'alcolista l'idea malsana di andare a bere un goccino, o magari alla persona che fa uso di stupefacenti, ma sì, dai, solo una volta, non succede niente, e la persona ricade nel problema. La persona depressa, non ti preoccupare, non alzarti dal letto questa mattina, domani potrai provare a far contenti quelli che non ti capiscono, quelli che ti stanno intorno ma in realtà non vogliono il tuo bene. Cosa succede? Che noi confondiamo queste interferenze, queste larve astrali, con i nostri pensieri, con la nostra volontà. Quindi è più difficile, molto più difficile uscire da qualche cosa, da una trappola che noi pensiamo sia creata dalla nostra, dal nostro mal de vivre, diremmo, no? Dalla nostra magari condizione non troppo felice, nostra intendo in generale, non di noi partecipanti qui. E quindi continuiamo a ridurre quella che è la nostra sfera dell'identità, lasciando spazio a questa o queste larve, perché può essere una come possono essere tante. E come vanno ad operare queste larve nelle persone? Le persone anche che hanno magari non solo le problematiche che abbiamo elencato prima, anche cose più leggere, come ad esempio, purtroppo, come spesso succede, uno stress continuo, un'insoddisfazione continua per il lavoro, per la famiglia. Quando queste sensazioni vengono protratte per lungo tempo, cosa succede? Vi faccio un piccolo disegnino, adesso non guardate la parte artistica. Abbiamo detto che noi abbiamo il corpo sottile, no? In una persona equilibrata, sì, con i suoi alti e bassi, ma più o meno in equilibrio, più o meno contenta di sé e del mondo che la circonda, questo corpo astrale fluisce e diciamo che non ha delle lacune, degli spazi vuoti. Vedremo poi dove sono posizionati, adesso io alimento così. La persona che non sta bene, ma non solo in ambito fisico, ma anche psicofisico, psicologico, avrà inconsciamente creato delle aperture attraverso cui queste larve, ai ai ai, possono penetrare. Perché? Sicuramente noi che siamo qui e abbiamo qualche parassita vicino, si spera che non sia ancora penetrato nel corpo astrale. Perché? Ora non voglio spaventarvi, vedremo anche come debellare questi parassiti. Finché il parassita, in questo caso la larva, perché ce ne sono di diverse tipologie, sta sopra di noi o sta attorno a noi, è una sorta di attacco continuo che però può in qualche modo venire gestito. Quando succedono queste aperture, che possono succedere magari anche perché la persona è debilitata fisicamente, non perché abbia la depressione o lo stress, magari un momento in cui è un po' più debole, la larva penetra nel corpo astrale e inizia a corrodere. Io vi do questa immagine perché possiate un pochettino comprendere. Qui, corrodendo, cosa succede? Le aperture si fanno più grandi. Guarda, questo spazio, magari questo spazio, diventano da aperture dei veri e propri portali. La forma del palazzo prima che venisse ampliato, ma questo avverrà nel 1700. Questo è ancora nel 1600. Diciamo il leitmotiv che si
ripeterà sempre con Palazzo Cesarini, qual è? È quello che viene abitato, viene fatto diventare una cosa di grande qualità, di grande prestigio per la famiglia che è in quel momento è proprietaria, poi succede qualche cosa che la storia non ci tramanda, questo palazzo va in rovina, qualcun altro lo rimette a posto, magari lo ingrandisce, magari ci spende sopra una marea di soldi, e poi vedete che un secolo, nemmeno un secolo dopo tutti questi lavori, e questo è totalmente riabbandonato. Quale sarà il motivo? Lo vedremo. Allora andiamo avanti e vediamo che cosa succede con questo. Vedete, questo qua è diciamo un disegno di un altro di Jacovacci, un disegnatore del 600, che disegna come fosse una pianta, non più una prospettiva, tutto il tridente con il palazzo in fondo, e il palazzo ingrandito è sempre questo, vedete, sempre a destra ci sono più finestre, a sinistra meno. Questo giallo che vedete è il disegno delle olmate di Genzano, ma io l'ho sovrapposto alle strade di un'altra città. Vedete come si sovrappongono perfettamente? Beh, questa qua che vedete dietro, sapete che cos'è? È una reggia, è la reggia di Versailles. Questa città viene a nascere solo dopo che la reggia è finita. Ma quando nasce questa città, lo schema di nascita della città di Versailles è copiato integralmente dalle olmate di Genzano. Dico la cosa agli amici, comincio a dirla, a diffondere, ma questo è matto, ma tu te pare così? Beh, bastava andare a vedere la storiella di Livia Cesarini. Livia Cesarini è in convento, si vuol fare suora. Il padre sta morendo e lei decide di non farsi più suora perché non ci sono eredi maschi, sono solo 7 femmine, e l'ultima o la penultima delle femmine è stata designata dalla madre a succedere al padre che è morto ormai. Livia si oppone, non è ancora suora, non ha preso i voti, ancora può tornare indietro. Decide di tornare indietro e però deve fare una lotta contro la madre. Chi è che dà una mano notevole e determinante per prendere la suora o la futura suora, aiutarla praticamente a sposare Lorenzo Sforza e poter poi uscire con la benedizione del Papa dal convento, dopodiché diventa la proprietaria di tutto il patrimonio di Giuliano Cesarini? È un personaggio secondario, adesso se vi dico il nome voi non lo conoscete, sicuramente mi direte ma se posso sapere che cavolo stai dicendo. Era un personaggio che io poi ho chiamato Gigetto. Ma Gigetto che? Gigetto 14. Ma Gigetto a Genzano che significa? Luigino, Luigi, Luigi 14. Ma Luigi 14 chi era? Quello della reggia di Versailles. Allora, Luigi 14 è il padrino di battesimo del primo figlio di Livia Sforza Cesarini. C'erano dei rapporti? Per carità. Ma Luigi 14 dà una onorificenza molto rara a chi? A Giuliano Cesarini. Quindi il legame che c'era tra la famiglia di Giuliano Cesarini e la famiglia e il personaggio di Luigi XIV era strettissimo. Si conoscevano benissimo, quindi non è azzardato pensare che poi attraverso i suoi artisti, i suoi
possa aver conosciuto come era fatto realmente Genzano e possa aver deciso di fare Genzano esattamente con questo tridente olmato, perché il tridente olmato è una, diciamo, una decisione urbanistica non casuale a Genzano. Genzano è Cinzianum. Cinzianum deriva da Cinzia. Cinzia è la dea di Ana. La dea di Ana è la protettrice del trivio. Questo che cos'è? Un trivio. Allora, se noi a Genzano abbiamo tutti i tridenti alberato o edificato, è perché ci chiamiamo Genzano. Non è una cosa casuale. Ma nella reggia di Versailles, quante statue, quante fontane sono dedicate alla dea Diana? È tutto dedicato alla dea Diana, tanto che nei quadri, nei dipinti che si trovano, lo stesso Luigi XIV si fa raffigurare a fianco a Diana, si fa raffigurare come un valletto della dea Diana. Quindi il contatto stretto e strettissimo tra le due città c'era, ma oggi a Genzano noi non lo vogliamo sapere. Ma immaginate solo che questa storia potesse essere raccontata e diffusa, allargata, eccetera. Quanta gente potrebbe venire da noi a vedere il tridente che ha dato origine a Versailles? E quante cose si potrebbero fare unendo la nostra città con quella di Versailles, sempre che Versailles sia d'accordo a starci, perché il problema adesso è loro, non noi, non il nostro. Ma questo però ci porta ancora ad andare avanti sul discorso delle cose di fondamentale importanza che noi abbiamo qua e che non conosciamo e non vogliamo nemmeno vedere. Questa è la facciata del palazzo quando morto Giuliano, cioè, Livia ha fatto già la sua strada, eccetera eccetera, si amplia. Vedete che adesso non c'è più soltanto l'asse 5 finestre da una parte, ci sono 5 finestre dall'altra, e anziché le prime due ce ne sono 5 anche da quell'altra. Che cosa succede? Succede che tutto questo viene fatto da qualche artista veramente importante, veramente grande, per cui dà a questa facciata una forma particolarissima. E questa facciata viene fatta, diciamo, tra il 1708 e il 1720, per cui il palazzo ha la nuova facciata, no? È rinato dopo un periodo in cui, insomma, c'era stata poca gente. E vi illustro rapidissimamente, il discorso della facciata. Vedete, l'altezza, se voi la dividete in tre parti e prendete una parte, poi la mandate in orizzontale, avete, questa è lunga 3, questa è lunga 4 e questa, che torna all'origine, è lunga 5. Avete un triangolo 3, 4 e 5. Il 3, 4 e 5 è un triangolo magico, ma è anche un triangolo musicale. 3, 4 e 5 corrispondono a Do, Mi, Sol, a un accordo musicale, Do, Mi, Sol. La musica però qua deve essere intesa come abbiamo inteso il discorso che mi ha preceduto, cioè di un sapere molto più importante, più misterioso per l'epoca, per cui solo alcuni possono saperlo o capirlo. Ma se voi poi, e qual è la particolarità? È che se voi dall'angolo retto mandate la perpendicolare, cioè l'altezza sull'ipotenusa, voi dividete quel triangolo iniziale in due triangoli che hanno i lati in rapporto tra di loro sempre come 3, 4 e 5. Quindi tutti questi triangoli che si formano sono, questo per esempio, 3, 4 e 5, questo 3, 4 e 5. Quindi ritorna, ma ogni volta
vedete, l'altezza di questo triangolo poi va su un particolare importante del palazzo. Quindi tutta la facciata è costruita in maniera incredibile su un rapporto di proporzioni dovute a un triangolo magico e sacro che era il triangolo 3, 4 e 5, il triangolo musicale o il triangolo magico. Allora, io chi sono? Direi, chi è questo che si veste così bene? Sono io. Mi piace il giallo, quindi tendenzialmente verto sul giallo. E sono poco normale, ve lo dico subito. Perché? Perché 10 anni fa ho deciso di intraprendere una carriera strana. E cioè quella di fare il cacciatore di fantasmi. Questa grande passione mi ha portato, silenzio perché se lo prendo me ne vado, questa grande passione mi ha portato a fare una trasmissione più o meno famosa, che si chiama Mistero, su Italia 1, conoscete? Sì, sì. Mistero. No. E, trasmissione che mi ha dato tanto, tanto, e mi ha permesso di essere qua con voi. Ma la mia storia nasce prima. Evidentemente, no? Perché la passione per il paranormale non può venire da un momento all'altro. Perché a 12 anni cosa mi è capitato? Cosa mi è capitato? Durante un tema in classe la mia mano ha iniziato a scrivere da sola. Ok? E io dico, ma sarò pazzo? Avrò qualche problema? Intanto scrivo una lettera. Questa lettera era dedicata alla mia compagna di classe. Scritta dalla madre da un mese deceduta, che si chiamava Carla. Io ovviamente non sapevo una serie di particolari che questa lettera diceva, insomma, però da lì ho capito di avere qualcosa di particolare. Ho iniziato a studiare, mi sono informato, ho fatto dei corsi, ho girato un po' il mondo, sono stato in Scozia, negli Stati Uniti, in India, in Russia, ho fatto un po' il giro del mondo e alla fine quando tornai negli Stati Uniti decisi, ma quasi quasi, visto che ho fatto tanta televisione prima di Mistero, propongo qualcosa che in Italia non c'è, cioè un gruppo di ricerca su fenomeni paranormali. Cosa accade di così strano? Che lo stesso giorno che io cerco un gruppo per entrare in questo progetto, il Ghost Hunter Team, che è il gruppo di cui ho fatto parte, mette il sito internet su internet, cioè il sito lo mette lo stesso giorno. Incredibile. Ci incontriamo, ci innamoriamo e decidiamo, dai, mandiamo una mail a Mistero, vediamo se gli interessano le cose che potremmo fare. Dopo un mese eravamo con Cecchi Paone qui a Roma a girare il primo servizio. Dopodiché ho fatto una serie di corsi, una serie di cose e ho iniziato a fare le conferenze perché ho pensato quello che in questi 10 anni, 300 indagini, ricerche, viaggi, notti insonne, fenomeni pazzeschi, dico lo voglio restituire alle persone e condividerlo insieme, perché se siete qua, adesso facciamo un sondaggio, quanti di voi almeno una volta nella vita hanno pensato è successo qualcosa di strano, forza? Ok, bene. Quasi la certezza, no? Perché succede qualcosa di strano? Perché, ecco, questa è la mia presentazione. Caso tuo? No. Sì, questa è casa mia, no, questo è un castello scozzese che sono stato. Allora, perché bisogna infrangere la materia? Perché noi siamo abituati a vivere nel materiale, no? Quindi i soldi, il lavoro, le sorprese. Allora io dico, ma proviamo ad andare oltre, cerchiamo di pensare che non siamo soli, giusto? Ok, bene. Io mi sono affezionato a una frase. Mi dovete dire chi l'ha scritta. Siete italiani, sì? Se faccio delle domande, rispondetemi in pronto. Solo attraverso Dio si può accedere al cambiamento. Sei Baba, no? Ma no, a Daniele, ma forse Einstein. Einstein, poi? George Harrison.
il chitarrista dei Beatles. A un certo punto della sua vita George Harrison cambia radicalmente la sua vita e decide di andare in India, seguito dagli altri tre, no? Ma lui, sai, era molto spirituale, tant'è che ha preso un castello gigante in Inghilterra. Ma nonostante questo, se voi ascoltate, io sono innamorato di George Harrison, anche perché ha scritto una canzone bellissima che si chiama Something e un'altra canzone bellissima che si chiama Here Comes the Sun, sicuramente la conoscete. E lui cosa dice? Io, quando ho capito di non appartenere più ai Beatles, quando ho scoperto Dio, ma Dio in che senso? Dio significa l'invisibile, no? Quello che c'è intorno a me, l'energia. E solo a quel punto ho capito che dovevo cambiare. E ha scritto le bellissime canzoni che vi ho detto, perché lui è rientrato nella parte più intima, no? Io lo chiamo il tempio che c'è dentro di noi. Non io, ma lo chiamano i monaci benedettini, questo tempio interiore che aiuta a capire cos'è intorno. Fino a qua ci siamo? Sì. Se non capite, alzate la mano che tanto non comincio. Sai quante volte io me lo sono chiesto? Ma cosa vado a fare in una casa tutta la notte a rompermi le palle al freddo, al gelo, con fuori nevica, piove, io sono qua che aspetto? Beh, io posso dirvi che tutto quel sacrificio che io ho fatto, ed è tanto, credetemi, perché per colpa di questo sacrificio ho perso tanti beni, non solo economici, anche a livello sentimentale, perché io non c'era pezza, io al sabato, la domenica dovevo andare a fare le indagini. E mi sono sempre chiesto, ma chi sono questi fantasmi? Che cosa sono? Allora, vediamo. C'è la classica, no, presenza incorporea, spesso caratterizzata da alcuni elementi macabri o sinistri. Quindi voci, rumori, passi, poi ascolteremo.